muri di Pavia si può dire che da un po' di tempo trasudano cultura. Cultura, tra virgolette, che sa molto di vandalismo. Infatti, passeggiando per le vie della città, sarà capitato anche a voi di vedere attaccati sui muri di case private una serie di fogli di carta con poesie più o meno famose e lunghe, con una firma generalmente stampata in rosso. MEP. Ma cos'è e cosa vuole il MEP? MEP sta per Movimento per l'Emancipazione della Poesia. Guardando sul web è possibile trovare una pagina Facebook e un sito dove si possono leggere gli obiettivi che si pone questo movimento a livello internazionale e i suoi esponenti. Il Movimento per l'Emancipazione della Poesia è un movimento apartitico di azione politica e sociale che si propone quale rete alternativa di creazione e diffusione di poesia contemporanea. Espressione di un'esigenza collettiva, il MEP nasce dalle contraddizioni riscontrate nell'attuale società consumistica e disattenta e con pratiche diverse si adopera per risolverle. Il movimento si struttura come un discorso in divenire, basato sull'apporto attivo e continuo di una moltitudine eterogenea di militanti. Il MEP non fa critica, non seleziona, non censura, piuttosto intende creare uno spazio di incontro e dialogo con la poesia. Più dell'esito di tale dialogo, a noi interessa renderlo possibile. Per questo abbiamo scelto la strada come primo luogo di pubblicazione. Come sempre lasciamo a voi ogni giudizio e commento, ma per quanto ci riguarda questa è cultura sì, ma del vandalismo e dell'imbrattamento. Da Pavia per Teto News, Lorenzo Blone. Teto News, l'essenza della notizia.